Ameria Radio presenta In Ascolto, a cura e con Giovanni Gianmarino. Buonasera cari amici in ascolto. Abbiamo nella puntata precedente iniziato a riflettere sulla forma sonata classica e sulle sue coordinate principali in Haydn e in Mozart e su come hanno da par loro risolto le due grandi aree di riferimento della forma sonata classica, il tempo e l'ironia. Ma con Beethoven se ne aggiunge un'altra, fondamentale anch'essa. E per entrarvi nel migliore dei modi occorrerà fare una breve riflessione sulla struttura letteraria, sul genere letterario principale di quegli anni e che poi dopo è diventato ed è rimasto tale per oltre un secolo, cioè il romanzo. Ora, i primi romanzi inglesi attivano un modello strutturale che ha per fine il raccontare con una infinità di soluzioni lasciate al lettore che interviene a costruirsi le sequenze della lettura, a differenza delle unità aristoteliche che rafforzano la nozione di spazio e di tempo per costruire il modello drammatico. Il primo scardinamento delle unità aristoteliche operato dal romanzo è dato dalla nozione di tempo che è malleabile, ripetibile, torna indietro, il flashback, ed è sovrapponibile, attivando nel romanzo una pluralità di punti di vista che porterà dritto al cubismo, perché come pensare alla pluralità di sguardi nel cubismo senza il romanzo? Il romanzo pensa un sistema complesso, il narrare, come un filo di Arianna dove il labirinto, oltre ad esserci, deve essere percorso con consapevolezza e tale processo di percorso è la narrazione. L'arte del percorso narrativo propone una revisione del sistema di percezione della complessità attraverso un processo drammatico, laddove lo spazio, il tempo e il personaggio sono funzioni strutturali della narrazione e il lettore entra in scena. Beethoven quindi vive nell'età del romanzo in quanto macchina testuale che mette a fuoco il principio della narrazione attraverso il processo di identificazione col lettore, dove il personaggio lo aiuta a superare l'ordito narrativo. Vi è una strategia strutturale attraverso la strategia del coinvolgimento. E Beethoven attua una strategia strutturale di questo tipo, narrando il mistero della musica secondo la tecnica narrativa letteraria del romanzo, con una vera e propria strategia della rivelazione. Beethoven crea dei temi personaggio, dei temi idee alla cui sorte ci si affeziona. Allora ascoltiamo questi temi personaggio che Beethoven attiva attraverso una strategia del coinvolgimento di natura romanzesca. Il primo movimento della Quarta Sinfonia è qui con la Bayerische Staatsorchester diretta da Carlos Kleiber. Buon ascolto.
Beh, più strategia del coinvolgimento di così. Senza toccare la forma sonata classica, la strategia interna diventa una conduzione romanzesca. E, oltre il tema personaggio in cui ci si identifica, Beethoven mostra una particolare competenza nel porre attenzione a cosa succede nella fase dell'ascolto. Una vera e propria competenza concentrata sulle condizioni della percezione, attivando la ripetizione emotivica come imprinting nella mente di chi ascolta. Esempio massimo della ripetizione emotivica come imprinting e grande esempio della conduzione romanzesca con i relativi temi personaggio è il primo movimento della Quinta Sinfonia che ascoltiamo nella bellissima versione della Philadelphia Orchestra diretta da Riccardo Muti. Buon ascolto. Thank you.
Ormai il suono parla da sé. È una ricerca di senso, una percezione più ricca di una realtà diversa che è la nostra e che si manifesta solo in questo modo, in tutta la sua irrinunciabile rocciosa presenza. In questa musica l'atto creativo del testo si attiva con una consapevolezza demiurgica, perché Beethoven racconta un mondo che non è il suo, ma il nostro. E massimo esempio di tutto questo sono appunto le sinfonie che il pubblico preferisce perché si sente oggetto della narrazione. Ora, abbiamo visto che la forma sonata classica è un sistema formale chiuso che con Beethoven viene mutato dal principio della narrazione romanzesca. Che relazione c'è allora tra questo mutamento e le forme della variazione e della fuga che l'ultimo Beethoven utilizza? Cosa possono fare in più la variazione e la fuga rispetto alla forma sonata? Il terzo e quarto movimento della sonata per pianoforte opera 110 sono rispettivamente un adagio ma non troppo, preceduto da un arioso dolente, e il quarto movimento è una fuga, con indicazione di tempo allegro ma non troppo. Questa sonata è un gesto pazzesco, dove l'apertura degli orizzonti della fuga è la maniera di gestire il canto dell'adagio, perché il canto di Beethoven è la maniera di capire che cosa è il canto, cioè un percorso perigliosissimo, mentale, e solo definito in quanto tale, avendo così la possibilità di andare oltre a questa ebbrezza della conoscenza che abita Beethoven. Beethoven aveva capito tutto, denunciando il fatto che non esiste un canto, ma una forma del canto, data dalla melodia, capace di imitarlo e generarlo. Nell'arioso iniziale Beethoven istituisce la forza progettuale, le condizioni di un'emersione del canto, così come emerge nell'adagio che segue le battute dell'arioso, appunto. Andiamo allora a verificare questo canto, questa emersione del canto dalla melodia strutturale e come emerga portato dall'arioso. Poi ci sarà la fuga e fate attenzione a come, dopo l'adagio, l'arrivo della fuga produce in noi un senso di liberazione, un respiro di sollievo. Il grandissimissimo Maurizio Pollini ci accompagna durante questo emozionantissimo percorso. Buon ascolto.
Thank you.
ecco la fuga che chiude la sonata opera 110 di Beethoven. La fuga possibile, come sarà anche per la variazione, per esempio nella ultima sonata opera 111, solo ai patti dichiarati dal movimento precedente. E questo uso che ne fa Beethoven è quello che gli psicologi chiamano elaborazione del lutto. La fuga è come si elabora un lutto, cioè ritrovare se stesso, il proprio universo, e capisci che puoi sopravvivere. E questo meraviglioso canto dell'adagio è il motivo per il quale Beethoven ha scritto una sola opera, il Fidelio, perché riesce a dire ciò che dice l'opera senza ricorrere ad essa. Avete sentito come ogni accordo nell'adagio ha senso di per sé, permettendo alla melodia di metamorfizzarsi in canto. Per questo Beethoven non ha avuto bisogno della parola, non avendo l'urgenza di rivolgersi al canto rispetto agli altri, perché ha risolto il canto dentro la forma musicale. Abbiamo visto come la forma sonata è una maniera di dire stabile ed efficace il movimento armonico nella sua funzione temporale e attraverso lo sguardo ironico costitutivo del mondo con Haydn e Mozart e nella sua funzione narrativa con Beethoven, portando il linguaggio musicale ad una vera e propria drammaturgia dell'ascolto, attraverso la dinamica del contrasto e della reiterazione, come vero e proprio imprinting, attivando la memoria. E il suono quindi è un nuovo suono rimodellato sulla struttura della memoria, cioè della percezione. Ora vi è un altro passaggio fatale. Lo vorrei introdurre con André Gide, che racconta quanto sia impossibile separare il canto dal suo terreno armonico, perché è il canto che istituzionalizza l'armonia. Ma prima di Gide c'è stato Rameau, che nel suo Traité de l'Harmonie dichiara che non esiste melodia senza armonia, e noi sappiamo che la melodia è la forma del canto, che è a sua volta determinato dalla lingua e dalla cultura in cui nasce. Con la melodia si elabora il proprio universo culturale, laddove il gesto creativo non è una ispirazione cieca, ma la voglia di partecipare al sistema culturale di riferimento. Schubert, contemporaneo di Beethoven, nasce nel 1797 e muore nel 1828 a Vienna, ha una grande e chiarissima capacità di mettere in relazione melodia e armonia, ed egli esplicita un ambito armonico che per generazione ha bisogno di quella melodia. Ascoltiamo il meraviglioso Lied An die Musik con la bravissima Felicity Lott. Buon ascolto.
E beh, si entra chiaramente e completamente in un altro mondo. Così la civiltà occidentale inizia a interrogarsi realmente sul canto come luogo della musica ed inizia il romanticismo in musica. E il Lied è l'intuizione schubertiana del luogo del canto come luogo della musica. Si celebra l'assoluta ineffabilità del canto, dove il Lied diventa una vera e propria icona futuribile. Schubert lascia libero il canto di esprimersi in tutte le sue latenze, non controllando la funzione temporale, che a sua volta esauritasi, lascia che il canto diventi il punto di forza della composizione. Ascoltiamo la prima parte, perché per ragioni di tempo non possiamo ascoltare tutto il movimento, però è interessante ascoltare proprio il momento topico in relazione a quello che stiamo dicendo. Quindi ascoltiamo appunto la prima parte del primo movimento della Sinfonia numero 8, Deutsche 759, detta incompiuta, nella splendida edizione dei Wiener Philharmonica diretti da Riccardo Muti. Buon ascolto. E ora passiamo subito ad ascoltare la prima parte del primo movimento della sonata Deutsch 960, sonata per pianoforte, con il grandissimo Alfred Brendel. Buon ascolto. Thank you.
Ecco, questi due ascolti ravvicinati, proprio per rendere il più possibile consapevolezza, per notare il più possibile come ad un certo punto è un canto, non più un tema, perché c'è una vera e propria emersione di un canto. E in questo emergere noi entriamo in sintonia, entriamo in un ascolto cantante. E questa operazione di Schubert farà mutare la percezione strutturale della forma sonata, che arriverà con Liszt e Chopin e sul piano sinfonico con Bruckner e Mahler ad esiti fatali. Ora vorrei ascoltare con voi l'Andantino e variazioni dal quintetto Deutsch 667, sempre di Schubert, in un'edizione storica con l'Amadeus Quartet, Rainer Zepperitz al contrabbasso ed Emil Gilels al pianoforte. Buon ascolto.
L'inquietudine che viene fuori da tutto questo rappresenta uno degli ambiti travolgenti di Schubert, e cioè l'aver capito che l'emozione del mondo è nello spazio tra due note, e chiedendosi il perché ed indagando su questo attraverso il sistema della variazione. L'attività di Schubert è una interrogazione perpetua sul sistema della melodia, sul suo rapporto con l'armonia e sull'emersione del canto che da questo rapporto scaturisce, sapendo, grazie a Rameau, che non esiste melodia senza armonia. La melodia quindi come rivelatrice dell'andamento armonico e rendendo perciò possibile la percezione di una realtà non altrimenti percettibile, e la commozione è data dalla appercezione, cioè dall'intravedere il reale. La musica è capace ora, con e da Schubert, di entrare definitivamente nel vivo dei processi cognitivi. Disegno equivalente a Schubert, ma su altro versante di ricerca, è Chopin. Oltre la audacissima armonia, che di fronte alla palingenesi wagneriana non può essere considerata che anticipazione da trattato, la questione veramente attuale per una corretta interpretazione critica di Chopin è invece il timbro, in funzione del quale è pensata l'armonia stessa. In Schubert era la melodia canto, in Chopin è il timbro, cioè la scoperta di inesauribili possibilità di soluzioni foniche dello strumento prediletto, il pianoforte, al quale Chopin, in antitesi completa con l'epopea sinfonica tedesca e quindi in totale isolamento estetico, riesce a far assolvere tutti i compiti della grande orchestra attraverso una sorgente inesauribile di timbri, strumentando letteralmente il pianoforte. Ignorare questo lavoro sul timbro, ponendo più l'attenzione sul lavoro armonico e formale, equivale a non capire la posizione di capitale rilevanza che Chopin, anche nello sviluppo storico-estetico, ha avuto, e la cui scuola arriverà ben oltre Debussy, a Poussin, a Boulez, come in Italia a Petrassi e a Dalla Piccola, ancor prima a Busoni, fino a Niccolò Castiglioni, passando per Casella. Ascoltiamo quindi il notturno in re bemolle maggiore, opera 27, numero 2, nella magistrale interpretazione del grande Kuttner Solomon. È una registrazione del 1942, ma sono certo ne apprezzerete la bellezza. Buon ascolto. Thank you.
A differenza del canto di Bellini, dove la melodia è sempre pensata come invenzione autosufficiente e l'orchestra ha compiti di accompagnamento, in Chopin il canto-melodia è il risultato di fondamentali strutture armoniche che lo condizionano, conferendogli significati sempre diversi, esattamente come in Schubert, ma qui con un lavoro sul suono, sul timbro, appunto, che non ha eguali. Con questo colore spento, no? Una interiorizzazione del suono, che insieme all'uso assolutamente nuovo del pedale di risonanza del pianoforte, acconsentendo a sovrapposizioni di armonici nuovissimi, unici, provoca sonorità altrettanto nuovissime, cariche di futuro e attuando modi fino ad ora impensati di canto. Ora passiamo ad un altro aspetto di Chopin, molto importante. Ascoltiamo lo studio Opera 10 numero 1, nella incredibile proposta di Maurizio Pollini per commentarlo successivamente. Buon ascolto. Chopin scopre il pianoforte in tutte le sue possibilità, attraverso gli innumerevoli modi di attacco e l'innovazione tecnica. Questi inauditi salti che avete ascoltato, che danno una sonorità vibrante nell'agilità, che fino ad allora il pianoforte non aveva rivelato, e altrove in altri brani, in altre composizioni, le scale rapidissime, non più come meri virtuosismi, ma come fatto iperespressivo, ottenendo così il nuovissimo effetto di fischio e che Liszt adotterà da par suo. Ovviamente tutto questo si ripercuote nella forma. Il totale armonismo confluente nella pratica di un timbro non poteva ammettere le simmetrie della tradizione, seppur gloriosa, ma apre ad una libertà intrepida posta sul principio dell'emozione, che potenzia l'invenzione formale tra le più innovative che la storia della musica abbia mai conosciute, dove gli impeti irruenti sono sempre sottomessi al controllo del gusto. Le ultime cose poi di Chopin soddisfano la incessante ricerca di musica assoluta, senza nessuna crasi fra pensiero e suono. Ed esempio sommo ne è la Barcarolle, di una estasi nicciana e per la quale Ravel parlò di misteriosa apoteosi. Ascoltiamo quindi la Barcarolle, opera 60, che qui voglio proporvi nell'interpretazione di un altro mito del pianismo di sempre, che è Vladimir Horowitz. Buon ascolto.
intensità emotiva, come si realizza in autentico materialismo fonico, dove qualsivoglia frazione, avulsa dalla costruzione formale, è puro ontos timbrico, preparando la strada ai Préludes di Debussy, che non a caso stimò la musica di Chopin una delle più belle mai scritte. Giovanni Giamarino vi ringrazia, come sempre, di essere stato con lui in questo articolato, ma spero piacevole ed emozionante percorso. Vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 19, per la nostra ultima puntata dedicata a Richard Wagner e alle conseguenze radicali della sua musica. Buonasera e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato In Ascolto, a cura e con Giovanni Giammarino.